Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel canale YouTube Digitech 2020. Continuiamo la nostra galoppata nella conoscenza di medio gamma del 2024. Infatti, dopo il Redmi 13C, trovate il link sopra, ma soprattutto dopo l'ottimo Xiaomi Redmi Note 13, anche qui vi lascio il link sopra. Saliamo di livello ed oggi andiamo a conoscere l'Honor Magic 6 Lite, che ha il difficile compito, insomma, di prendere il testimone del Magic 5 Lite che tanto tanto bene ha fatto nel 2023, sia in chiave di recensioni, di prestazioni, ma soprattutto anche in chiave di prezzo, quando poi ha subito logicamente la fisiologica discesa. Adesso andremo a conoscere bene 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 su tutti gli aspetti dopo la sigla. Eccoci qua ragazzi, come potete notare dall'adesivo, ma anche dalla cover, è un device acquistato presso lo store di Honor perché siamo un canale giovane, non ci passa nulla, dobbiamo acquistare tutto. Abbiamo pertanto bisogno di voi, delle vostre visualizzazioni, dei vostri commenti sotto, ma anche dei pollicioni, delle iscrizioni e anche delle campanelle per tutte le prossime uscite di CEDEC 2020, appunto per crescere ed essere sempre più competitivi. L'Honor Magic 6 Lite mi è piaciuto un casino, come detto deve cogliere diciamo un'età pesante e secondo me lo fa molto molto bene perché a livello di qualità costruttiva sicuramente continua il suo percorso di miglioramento, ma anche a livello di prestazioni è tanta tanta roba. Il suo punto di forza sono tanti, ma se vi posso dirvi quello che ho preferito è l'autonomia, perché ragazzi è veramente qualcosa di incredibile. Secondo me 9 ore di display acceso le si fanno senza problemi, anche giocando pesantemente, perciò avendo sempre il pannello a 120 Hz acceso sia a livello di luminosità che a livello di frequenza sempre a palla. È uno smartphone che si è sempre comprato bene in ogni evenienza. Andandolo a conoscere bene, cominciamo subito all'unboxing, dove vi devo dire quest'anno sono rimasto un pochettino deluso perché, come potete vedere, la scatola è piuttosto bassa. Infatti, quando andiamo a togliere la cartina, all'interno, diciamo, della confezione troviamo solamente, eccolo qua, il cavo e anche lo spinotto per la SIM. Purtroppo spariscono sia la cover che il caricatore. La cover, questa qui che ho in dotazione, è semplicemente un omaggio di Honor perché ho fatto l'acquisto appunto sullo store della multinazionale cinese. Per quanto invece riguarda le caratteristiche estetiche, abbiamo 163,6 mm di altezza, 75,5 mm di larghezza e 8 mm di profondità per un peso di 185 grammi. Considerando le dimensioni, non sono tanti, ma ad esempio il Redmi Note 13 fa sicuramente un pochettino meglio. Mentre nel fianco destro abbiamo il tastino Home e il bilanciere per il volume su e giù. Nella parte superiore abbiamo un microfono, mentre l'altoparlante è tra il frame ed il display. Nella parte sinistra non c'è assolutamente nulla, mentre nella parte inferiore abbiamo lo slot per la SIM, un altro microfono, la Type-C ed anche l'uscita. Quello che mi dà fastidio è la mancanza del caricatore, che posso capire che non me lo inserisci quando ho anche l'opportunità di avere una ricarica wireless sul telefono, ma quando, come in questo caso, non abbiamo l'opzione appunto per poterlo caricare sulla basetta, secondo me è un elemento invece determinante da inserire all'interno della confezione. Purtroppo questa brutta abitudine si sta ampliando sempre di più appunto tra i produttori. Per quanto riguarda il resto della parte estetica, possiamo vedere che la back cover è caratterizzata da questo grande oblò che racchiude i tre sensori posteriori con il flash. I cinesi ragazzi hanno grande passione per questo, diciamo, aspetto estetico circolare da parte dei sensori delle fotocamere. Io personalmente preferisco quella a semaforo, ma è un gusto personale. Per il resto la back cover si comporta molto bene, tutto quanto logicamente in plastica, ma è una plastica di ottima fattura perché ha un bordo un pochettino traslucido, mentre la parte posteriore è opaca e permette di non lasciare mai impronte anche quando utilizziamo appunto il device senza la cover. Per quanto invece riguarda l'elemento hardware, abbiamo uno Snapdragon 6 generazione 1 Qualcomm SM6450, coadiuvato da un Adreno 710, 8 GB di RAM, 256 GB di ROM non espandibili, sono comunque una memoria dal mio punto di vista abbastanza sostanziale appunto per la maggior parte degli utenti. Cosa vi devo dire ragazzi? Va veramente alla grande. È un device che non è mai caldo, la temperatura è sempre veramente molto ben gestita. Non ci sono mai soprattutto salti di consumi anche quando andiamo a stressare la GPU in maniera pesante con giochi molto pesanti in grafica 3D. Ci ho visto Netflix, Sky, contenuti in 4K, in Full HD.
Nulla ragazzi, è veramente è un treno, mai nessun tipo di problema di lag o di rallentamenti. Sotto questo aspetto il device è veramente una bomba. Ho avuto ragazzi un'esperienza ottima anche per quanto riguarda il display. Un pannello da 6,78 pollici, risoluzione 1200x2652 pixel. Densità di pixel 429 ppi e un AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz. Picco di inizio ragazzi di 1200 che permette di essere goduto tranquillamente anche sotto la luce diretta del sole. Che dire, è un display veramente di ottima fattura, neri profondissimi, soprattutto tanto tanto compatti, bianchi veramente lucidi, belli, mi sono piaciuti perché non sono mai scale di grigio anche quando andiamo ad inclinare appunto il pannello. Oltretutto reagisce benissimo a qualunque nostra sollecitazione senza nessun tipo di problemi, così come veramente è sempre pronto sin dalle prime battute anche il lettore biometrico di impronte a sbloccare il device. Due note di merito, funziona benissimo lo sblocco col volto, ve lo dico subito, ma soprattutto c'è anche una pellicola installata da Honor sul display, logicamente quelle morbide, perché è un pannello molto edge, soprattutto i bordi, che a me sinceramente non fa impazzire perché preferisco quelli flat. Mentre per quanto riguarda il comparto fotocamere, tanta tanta roba, sensore primario da 108 megapixel con apertura focale da 1.8. Grande angolare da 5 megapixel con apertura focale da 2.2, macro da 2 megapixel con apertura focale da 2.4, mentre la selfie camera ha un modulo da 16 megapixel, ragazzi, con apertura focale da 2.5. E cosa vi devo dire? Si comporta benissimo in ogni situazione il device perché ha soprattutto tante funzioni che adesso vi mostrerò. Iniziamo dalla grande angolare che ha un'ottima risposta sia a livello di definizione di pulizia dell'immagine ma anche con totale assenza di deformazioni ai bordi. Infatti andando a stringere con il sensore principale possiamo notare che non ci sono mai salti di nessun tipo a livello cromatico e di precisione. È un device che si comporta benissimo anche quando andiamo a stringere il campo, arriva fino a 8x, ma preferisco ragazzi un 8x di questo livello piuttosto che quegli smartphone che arrivano fino a 10-20x e poi hanno tutte foto piene di rumori e soprattutto molto sgranate. Mentre per quanto riguarda il discorso della profondità si comporta anche in questo caso molto molto bene e soprattutto regala sempre immagini di altissimo livello. Funzione importante è quella in alta risoluzione che ci permette di ottenere ottime immagini quando siamo sotto la luce cocente del sole. Così come si comporta benissimo anche quando non abbiamo tanta luce, soprattutto in ambiente indoor e quando abbiamo anche contrasti molto violenti, il device ci permette sempre di portare a casa ottime immagini senza nessun tipo di problema. Si comporta benissimo anche la selfie camera che come possiamo vedere regala foto di ottima fattura sia in modalità classica che in modalità bokeh senza andare a bruciare con il bianco il cielo. Questo ragazzi è un elemento veramente importante. Mentre anche con le foto con effetto bokeh con i sensori posteriori mettono sempre bene il risalto di soggetto senza andare troppo ad esagerare con il software per la gestione dello sfondo. Per quanto riguarda le foto in modalità notturna, buoni, non male, ma secondo me c'è da lavorare a livello software per migliorare sia la resa cromatica che la gestione dell'illuminazione artificiale. Vi dico la verità, mi sarei aspettato forse qualcosina di più appunto da parte del Magic Selate in condizione notturna. Tanta roba anche le foto in modalità macro, che con la modalità super macro ci permette di avvicinarci al soggetto anche a pochi centimetri senza avere la minima difficoltà della messa a fuoco, per avere foto veramente di ottima fattura. I video sono di ottima fattura, camminata velocissima, eravamo sotto la luce del sole a piombo, come potete vedere, nessun tipo di problema a livello di stabilizzazione e anche quando andiamo ad effettuare cambi veloci di direzione non abbiamo mai nessun dubbio da parte dei sensori di Honor. Così come mi è piaciuta molto anche la selfie camera, che come potete vedere si comporta benissimo, sia a livello di definizione che a livello appunto di gestione cromatica. Pertanto l'Honor Magic 6 Lite si comporta abbastanza bene a livello fotografico, ma secondo me può migliorare notevolmente con un supporto software importante. E a livello software vi dico già che ci sono tante di quelle app spazzatura, esattamente come Xiaomi, che a me mi fanno un pochettino fastidio quando lo attivo, infatti le metto sempre o tutte quante insieme su una cartella oppure le elimino alcune. E gradirei sicuramente una ROM un pochettino più light, più leggera per il mercato europeo. Mentre per quello che non vi ho detto è un device che si comporta benissimo sotto l'aspetto della ricezione, ma Honor è maestra sotto questo campo perché non ho mai avuto problemi né a gestire il 5G,
né soprattutto a telefonare o navigare anche quando ho una sola attacca. Pertanto, plauso ad Honor per questo aspetto. Così come i Wi-Fi Bluetooth si comportano benissimo anche quando mettiamo due, tre pareti appunto tra la fonte ed il device, mai un decadimento di segnale, sempre tutto quanto perfetto. Il suo punto di forza è sicuramente, lo dico già, l'autonomia, perché ragazzi, 9 ore sono garantite in qualunque situazione. Con una ricarica rapida da 35 watt, che purtroppo, vi ripeto, o avete già un caricatore, poi dovete acquistarlo. Comunque, se ci permette anche di avere il 50% di batteria nel giro di 20 minuti, mezz'ora, senza nessun tipo di problema. E per quanto riguarda invece l'elemento software, qui dal mio punto di vista Honor deve un pochettino crescere, perché garantiti 2 anni di aggiornamenti e 3 di patch mensili. Sappiamo già che è uscito qui in Italia a gennaio, tra un po' ci giocheremo già il primo slot di major update, e questo secondo me è un aspetto su cui i produttori cinesi devono un pochettino crescere. Mentre per quanto concerne il prezzo, è sicuramente tanta roba, perché esce a 399 euro, sicuramente un prezzo non bassissimo, ma sappiamo già che la qualità purtroppo anche nella medio gamma è salita e si paga. Si trova già in offerta nel sito a 249 euro, secondo me nel giro di 2-3 mesi arriverà tranquillamente sulle 200-210 euro, allora sarà veramente un ottimo acquisto, perché è un device che va veramente bene bene in qualunque situazione. Non so ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti sotto, se siete interessati all'Honor, oppure magari se puntate a qualche altro medio gamma nel 2024 per sostituire il vostro device. Ci vediamo al prossimo video di Digitech 2020, un salutone, ciao ciao!